non abbiamo mai visto Dio, non potremo mai vederlo in questa vita, lo vedremo nell'altra vita. Ma Gesù ha visto Dio, Gesù è il figlio di Dio, da sempre vive con Dio, quindi lo ha visto. Allora, come si fa quando tu hai una cosa bella che hai visto, ma l'altro non l'ha vista, anzi non la può neanche immaginare? Tu cerchi di fare degli esempi per fargli capire che cos'è questa cosa. Allora, Gesù che ha visto Dio, noi non l'abbiamo visto, Gesù ci racconta delle parabole, degli esempi, per farci un po' immaginare quello che non abbiamo visto. Ecco ad esempio la parabola di oggi. Capite anche perché Gesù, prima di iniziare a predicare, è stato 30-40 anni zitto ad ascoltare, ad osservare, a vivere la vita umana, a lavorare come una persona qualsiasi. Per poter fare degli esempi che ci coinvolgessero veramente, ha passato molto tempo a guardarci, ad osservarci, a capire la nostra mentalità. È un po' l'esperienza che ho fatto io, uscito bel bello dal seminario, prete giovane ed entusiasta, avevo un sacco di cose belle da trasmettere. Però vado in mezzo ai giovani, dico le cose che so, a me queste cose mi entusiasmano, ma a me sembra che loro non dicono niente. Allora ho avuto questa impressione, io parlavo una lingua e loro parlavano un'altra lingua. Allora sono andato in crisi, mi sono messo a pregare, Gesù mi sembra che mi ha detto, amali, cerca di volergli bene. Perdi tempo con loro, entra nel loro mondo, fatti uno con loro, vivi i loro dubbi, le loro paure, fai tue le loro lentezze, le loro fragilità. È stato faticoso, ho dovuto ripartire da zero, ho dovuto rimettere in discussione tutto ciò che sapevo, ho dovuto riscoprire tutto di nuovo. Ma adesso mi pare che qualche volta mi capita che posso parlare un po' di più toccando le corde del loro cuore. A volte riesco addirittura a partire dai loro dubbi, dai loro rifiuti per annunciare Gesù. Per esempio uno dice, io non credo in Dio, io contesto la Chiesa, allora io devo sforzarmi di sottolineare il pezzo di verità che c'è in queste affermazioni, devo partire da quello che lui ha detto, devo capire i sentimenti profondi che l'hanno spinto a dire questo, devo far mie le sue ansie e le sue sofferenze. Mi sembra di aver capito che Gesù ha vissuto questo, e questo è il motivo per cui Gesù per 30-40 anni è stato zitto, nascosto, ad ascoltare, ad osservarci. E forse quello che dovete fare voi, genitori, animatori, catechisti, educatori, se volete veramente trasmettere quello che avete dentro ai vostri ragazzi. Ma arriviamo alla parabola. Che esempio usa Gesù per farci capire Dio oggi, in questa parabola qui? Dice che Dio è un papà meraviglioso. Dio è un papà paziente, un papà che lascia libero, un papà che aspetta, che perdona, che non giudica, che accoglie, che fa festa per te, che ti difende di fronte a chi ti giudica, che ti abbraccia e ti bacia, che ti riempie di doni. È un papà che ti tratta da figlio quando tu vorresti essere trattato da servo. Un papà che ti ama per il solo fatto che sei suo figlio, mentre tu vorresti essere amato per i tuoi meriti. Un papà che sa bene che tu senza di lui non sarai mai felice, mentre tu ti illudi di poter essere felice senza di Lui. Allora, se vuoi capire Dio, parti da Gesù. Gesù si comporta in un certo modo. Va con i pubblicani, va con i peccatori, va con le persone peggiori. Perché? Perché Dio è fatto allo stesso modo. Dio è un padre che accoglie i figli quando saranno allontanati. E qual è il problema? Che oggi facciamo il contrario. Noi vogliamo capire Gesù a partire da Dio, e questo non funziona, perché se noi vogliamo capire Gesù a partire da Dio, Gesù ci sembrerà sempre lontano, distante, incomprensibile, non ci sembrerà di certo un amico, uno al nostro livello. Allora dovete capire Dio a partire da Gesù, che Gesù è concreto come noi. Non dovete capire Gesù a partire da Dio, smettetela. Poi volevo dirvi questo, non è tanto così che il fatto che noi crediamo in Dio, crediamo in Gesù, quello è un po' secondario. La cosa principale è che Dio crede in noi e che Gesù crede in noi. Cioè, Gesù che cosa manifesta andando con i pubblicani, i peccatori, con i peggiori? Manifesta che Lui crede nelle persone, che Lui punta su di loro. Per questo stava con loro. E come il padre della parabola, il figlio non credeva in Lui.
pensava di essere più felice senza di lui. Ah, per essere felice andò via da mio padre. Invece il padre ha sempre creduto in lui, anche quando se n'era andato, anche ha sempre continuato a credere, perché vi siete mai chiesti come mai questo qui arriva e il padre lo vede subito? Era già lì ad aspettarlo, era già lì che scrutava l'orizzonte, perché dice: questo tornerà, questo figlio tornerà, lo so che tornerà, ha sempre creduto in lui. Allora al massimo la nostra fede è una risposta a colui che già credeva in noi. La fede è ragione, la fede è ragionare sulla propria vita. A un certo punto il figlio della parabola rientra in se stesso e comincia a ragionare. È stato quello il cambiamento, quando era lì in mezzo ai porci, che non aveva niente da mangiare, si mette a ragionare, dice: ma qui quelli che sono servi, i servi a casa di mio padre hanno da mangiare, io qui sono libero ma non c'ho niente. Quindi si inizia a ragionare, capisce che la cosa più ragionevole è tornare dal padre. Allora, quando è che comincia un vero cammino di fede? Comincia quando uno comincia a ragionare. Ecco, non è che la fede è il contrario della ragione, la fede comincia quando tu cominci a ragionare, quando cominci a ragionare sulla tua vita, a valutarla, a ragionare su te stesso, a dire: che cosa ho costruito fino ad ora? E capirai che la cosa più ragionevole è fidarsi di Dio. Gesù ci svela Dio, che è un Padre meraviglioso, ma ci svela anche noi stessi. Chi siamo noi? Per che cosa esistiamo? Noi esistiamo per diventare come Dio, per ripetere Dio. Infatti Gesù, che è anche un uomo come noi, rivive Dio. Gesù fa da uomo ciò che Dio fa da Dio. Gesù rivive nella vita umana ciò che Dio viveva nella vita divina. E Dio nella vita divina accoglie, ama, perdona. Gesù cosa fa? Assume come le prostitute, i pubblicani, i peccatori, i peggiori, sta sempre con loro. Capite? Non è altro che la conseguenza logica di quello che faceva Dio. Allora noi siamo fatti per questo, siamo fatti per ripetere Dio, per rivivere Dio. Invece il fratello maggiore è il contrario. Lui sta con il padre, ma non capisce il padre. Lui sta con Dio, ma non capisce Dio, non vive come Dio. Allora il fratello maggiore rappresenta le religioni. Le religioni pregano Dio, si rivolgono a Dio, cercano Dio, ma per cercare Dio si separano dagli uomini. Sapete cosa vuol dire il termine santo nelle religioni? Vuol dire separato. Voi se studiate la storia delle religioni, anche antropologia, come si chiama quella roba lì, che fanno antropologia, filosofia, non so più, un tipo, comunque culturale, vero? E ti dicono sacro vuol dire separato, separare, allora quello è sacro perché è separato. Tu per incontrare Dio devi separarti dagli altri. Il cristianesimo è il contrario. Quando pensiamo a un santo, chi ci viene in mente? Per esempio, Madre Teresa di Calcutta. Ma dove era separata quella lì? Andava con i più puzzolenti, con i più zori, con i più... Cioè, non era separata da nessuno. Capisci? Per noi santo vuol dire unito a tutti. Vuol dire uno che si sporca le mani. Chiaramente abbiamo l'idea contraria di santità. Quindi il cristianesimo non è una religione. Il cristianesimo è un avvenimento. È l'avvenimento di Dio che si è fatto uomo per insegnare all'uomo a vivere come Dio. Ecco. Dio si è fatto uomo per insegnare all'uomo a vivere come Dio. E allora il cristianesimo manda in crisi le religioni, perché toglie loro le sicurezze, toglie agli uomini delle religioni la certezza di essere giusti, critica la loro abitudine a guardare gli altri dall'alto in basso, a considerarsi migliori degli altri. Per questo che i farisei erano così arrabbiati da Gesù, perché li mandava in crisi. Mi pare che questa parabola di oggi ci dia anche un insegnamento per i genitori, un insegnamento per la Chiesa che siamo noi, un insegnamento per gli educatori, gli animatori che formano i giovani. Partiamo dai genitori. Quando il figlio si trova in mezzo ai porci e non c'ha da mangiare, di chi si ricorda? Del padre. Carissimi genitori, se voi avete amato i vostri figli, voi siete dentro di loro. Voi siete dentro i vostri figli. Qualunque scelta faranno, qualunque strada prenderanno, qualunque sbaglio faranno, dovunque andranno, voi sarete dentro di loro.
E quando si troveranno nei guai, da chi torneranno? Torneranno da voi. Quindi state tranquilli, anche se a volte avete delle sofferenze, come so che ci sono tante sofferenze nelle famiglie, se avete amato i vostri figli, non dovete temere. Una messaggio per la Chiesa. Sono andato giovedì, sono riuscito ad andare in Duomo e c'era Enzo Bianchi, questo priore della comunità di Bose, una persona che ogni tanto scrive anche degli articoli sulla stampa, molto belli, non so se li leggete la domenica. E questo priore diceva così: non in ogni epoca la Chiesa riesce a trasmettere il volto del Padre misericordioso. Si riferiva proprio alla parabola di oggi. Non in ogni epoca. E dice, forse oggi non riusciamo tanto, perché stiamo trasmettendo l'idea di Chiesa che ha solo dei no, che ha solo dei divieti, che ha solo delle cose che non si può fare quello, che non si può fare l'altro, e non trasmettiamo l'idea di una Chiesa che accoglie, che ama, che... Ecco, forse interessante, questo potremmo convertirci un po' tutti. Poi andiamo avanti, per le parrocchie, ecco, sapete che delle volte io sento da parte di alcuni che lavorano con i giovani nelle parrocchie delle cose che mi fanno venire la pelle d'oca. Si dice, ma noi cosa facciamo? Noi teniamo quelli buoni, noi teniamo quelli che hanno voglia di lavorare, di fare un cammino, e gli altri tanto mica fanno niente, sono lì solo e spaccano le cose e fanno rumore, e quando li senti che sono passati, no, ma quelli lì mandiamoli via, anzi adesso in oratorio non li voglio più, e li chiamano i tamarri, come li chiamano, ecco. Tutte queste cose. E io vado in crisi, ma dico, ma che cavolo facciamo, scusate. Ma scusate un po', chi è che ha dato più soddisfazione a quel padre nella parabola? Chi è? Il figlio buono o il figlio peggiore gli ha dato più soddisfazione? Eh? Il figlio peggiore. Perché il figlio buono non è cambiato di un millimetro. È sempre stato lì con le sue idee, con le sue certezze. L'altro magari ha fatto degli sbandamenti, ha sbagliato, ma poi ho capito. Guardate che delle volte i buoni, i cosiddetti bravi ragazzi, sono difficilissimi, perché hanno una chiusura tremenda. Perché loro sono già bravi, io sto da studiare, ho da fare, allora niente, non puoi scalpirli neanche di tanto così. E tante volte quelli che ti danno più soddisfazione sono quelli peggiori, i cosiddetti peggiori. Se li ami, se li vuoi bene. Anche dal punto di vista di cammino di fede, perché delle volte ti fanno delle domande che gli altri non ti fanno. Allora non dico che non bisogna più seguire i giovani, i buoni, ma seguiamoli, meno male, non è che adesso... Ma seguiamo, e uno e l'altro, come quel padre, ecco, ti ha seguito tutti e due. È stato aperto a tutte e due. Ecco, forse dobbiamo... Ma io vedo che nella nostra parrocchia c'è questo stile, Voi ce l'avete, quindi bravi, Continuate così, mi sembra che questa parabola mi fa dire che siete sulla buona strada. Tante volte magari vi fa venire mal di pancia, vero? Non ne potete più, volete lasciare tutto, però almeno sapete che siete sulla strada del Vangelo, ecco. Se voi cercate di non fare queste discriminazioni. Poi, chiaro, si dovrà fare magari cammini anche a volte differenziati, non è? Però accogliere tutti, come il Padre, come Dio.